bentrovati a Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Oggi è un format diverso dal solito, format che abbiamo così inaugurato nel corso di questa emergenza terremoto. Ospite della nostra trasmissione questa mattina c'è il presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, l'avvocato Tommaso Navarro, a cui do ovviamente il buongiorno. Buongiorno avvocato. Buongiorno e buongiorno ai telespettatori. E allora iniziamo subito a guardare i titoli dei nostri giornali e li commenteremo insieme proprio al presidente del parco, parco che è direttamente coinvolto in questa emergenza terremoto, e poi il presidente Navarra ci spiegherà come e con quali modalità. Partiamo dalle prime pagine regionali. Questa è la prima del centro nell'edizione di Pescara: taglio degli alberi, lite e denunce. Pescara ha battuto il primo pioppo, scontro tra ambientalisti e residenti. Dunque questa l'apertura scelta dal centro per la pagina di Pescara. Andiamo a vedere anche sotto la testata nel taglio alto: interviene Renzi, no a Rieti, sisma, Amatrice si riprende i funerali della sua gente. Vedremo più avanti, approfondiremo anche questo tema. Ieri ci sono state numerose polemiche all'interno del campo che accoglie gli sfollati di Amatrice. E poi a centropagina, restando sempre i temi legati al terremoto, Leo, il labrador della polizia, il cane eroe che ha ritrovato Giorgia, sarà ricevuto dal Papa. Nelle cronache, commerciante nei guai, leccò il viso della rivale in affari, è stato condannato ad 1 anno e 3 mesi, il titolare di una copisteria di Pescara, lo ha deciso la Corte di Cassazione. Nello sport, a Pescara l'11 settembre anche con l'Inter si giocherà di domenica sera. E poi sotto la fotonotizia: prime lezioni al Mantone, calendario scolastico, si torna in classe già dal 5 di settembre. Di spalla la Miss Angelica e di Montesilvano la più bella d'Abruzzo. E poi nel taglio basso il buongiorno Abruzzo firmato da Lorenzo Colantonio, l'Abruzzo che disprezza i 27isti. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro. Questa è la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto: 50 alberi rischiano il crollo, Chieti allarme, in via Ricci sono cariati, il comune deve tagliarli, notizia analoga a quella di Pescara. E poi andiamo nelle cronache: arrestato in piazza a Vasto, vigile picchiato, l'ambulante si è già pentito. Il 31enne che sabato sera ha picchiato il comandante dei vigili urbani di Vasto, arresto convalidato per l'uomo che è tornato in libertà in attesa del processo. E poi settembre lancianese, un mese di feste, chiuso alle auto il centro città. A centropagina: raccolti 7.000 euro per i terremotati, Miglianico, migliaia in fila per la grande cena della solidarietà. E poi ancora: aree per sfollati, mappe sparite, a Chieti introvabili sul sito del comune, in caso di scossa sarà il caos. Andiamo ancora avanti, questa è la prima pagina del centro, edizione di Teramo: terremoto, evacuata Crognaleto, il paese minacciato da massi, aumentano gli sfollati in provincia. E qui chiederei l'intervento del presidente Navarra, perché Crognaleto è uno dei paesi facenti parte il Parco Nazionale. Dunque qual è la situazione attualmente secondo le vostre informazioni? Le nostre informazioni rispetto all'area del cratere già censita è che forse sarà necessario andare a un ampliamento. Ieri sera l'ultimo contatto l'ho avuto col vice sindaco di Valle Castellana, che è rientrato nell'area del cratere, ma tutti i sindaci ci rappresentano. Faccio ad esempio il nome del sindaco Minosse di Cortino, ma anche il sindaco, la dottoressa Di Pietro di Civitella del Tronto, ci rappresentano delle situazioni sicuramente di forte disagio. La vicenda di Crognaleto è quella più emblematica, perché sostanzialmente una parte consistente del paese è stata, per ragioni di sicurezza, perché la montagna potrebbe avere una sistematica frana che incombe sul paese stesso, in realtà è stato evacuato. Quindi c'è necessità
necessità di provvedere anche all'alloggio di un numero consistente di persone. Insomma, i problemi, come avete capito, non sono soltanto nei comuni purtroppo colpiti da questa tragedia, ma ci sono anche nella nostra regione, nell'area di confine, che è poi quella teramana. Più avanti ci faremo dire dal presidente Navarra quali sono adesso gli interventi e quali quelli messi in campo per l'emergenza. Intanto torniamo alla lettura dei giornali, ritorniamo sulla prima del centro di Teramo. Tragedia a Martinsicuro nel Taglio Alto, ragazza nigeriana annega in piscina, era clandestina. E poi la protesta, insegnanti al nord, raffica di ricorsi. Scendiamo a centro pagina, andiamo a vedere di spalla nelle cronache: 100 alunni a rischio, tagliata una linea di scuolabus, mamme furiose. A Giulianova eliminata una delle linee di trasporto degli alunni e in 100 rischiano di restare a piedi, partono le trattative con il comune. In Roseto, assemblea a vuoto, Cirsu da salvare, non c'è l'accordo tra i sindaci. Andiamo ancora avanti, adesso leggiamo l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro, l'edizione di L'Aquila Vezzano Sulmona, il titolo di apertura ancora dedicato al terremoto, modello L'Aquila tra luci ed ombre, sisma, Bertolaso in TV. Bertolaso è l'ex capo della protezione civile che si occupò proprio del comando della protezione civile nel periodo del terremoto dell'Aquila nel 2009, per la prevenzione servono soldi e un manager. Queste le parole di Bertolaso. E poi, restando sempre all'Aquila, Cialente, centro storico sicuro, va ripopolato. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, chiede aiuto al premier Renzi per mettere in sicurezza le case, servono finanziamenti per limitare i rischi di crolli. E poi in Avezzano le scuole, trasferiti 600 alunni. Questo per quanto riguarda il centro pagina. Andiamo nel Taglio Alto, Avezzano, magazzino a fuoco e tre pompieri colpiti da malori. E poi all'Aquila, la Porta Santa chiusa pensando ad Amatrice. Chiusa la 722esima edizione della Perdonanza Celestiniana, una perdonanza come accadde nel 2009 in tono minore, proprio in segno di lutto per le vittime del terremoto. Adesso andiamo sul Messaggero. Sisma, evacuazione lampo, primi sfollati. Crognaleto, dalla montagna crollano massi. Il sindaco pompiere ordina a tutti di lasciare il paese. A Teramo dichiarate inagibili 6 abitazioni, 18 persone negli alberghi o sotto una tendopoli. Dunque questa la situazione ancora di emergenza. Vedete proprio la fotografia del paese che viene chiuso. All'Aquila, zona rossa bis, Cialente contro Trifuoggi, sarà leggermente più piccola e meglio delimitata la nuova zona rossa nel centro storico dell'Aquila rispetto all'ordinanza del 2014. Andiamo a centropagina, ragazza trovata morta nella piscina è giallo, potrebbe essere annegata, ma c'è l'inchiesta sulla fine della straniera. E poi a Chieti, il colpo grosso della banda del Grimaldello, i padroni di casa tornano dalle vacanze e trovano le cassaforti vuote. Nel Taglio Basso, ad Avezzano, massacrato e abbandonato, sequestrato da un gruppo di malviventi, picchiato e rapinato in piena campagna durante la notte, brutta avventura che è durata ore e che ha dell'incredibile, e quanto rivela un 32enne di un paese del Cicolano. E poi di spalla, imprese, solo metà Abruzzo intravede la mini ripresa, questa è la notizia che riguarda l'economia. Nel Taglio Alto, sotto la testata, a Pescara si oppongono al taglio degli alberi e vengono denunciati. All'Aquila il jazz ritorna alla maratona, l'evento si farà a Collemaggio. E poi lo sport, Pescara dopo la sconfitta sfuma anche l'acquisto del difensore inglese Lescott, passato alla IK Atene.
Andiamo sulla prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura è dedicato alla cronaca nera, ragazza trovata morta in piscina, 25enne africana annega in una country house di Martinsicuro, inutili tentativi di soccorso. E ritroviamo la notizia a centropagina nella fotonotizia del paese chiuso in provincia di Teramo, Crognaleto, per un costone di roccia. Abbiamo ascoltato le parole del presidente del parco, che ci ha spiegato che la situazione è ancora di emergenza. Costone di roccia rischia di travolgere 50 case, un paese sbarrato, è il titolo sulla fotografia. Andiamo a vedere anche, nel taglio alto, Teramo, addio a Sacripante, paradino dei disabili, e poi a Tortoreto, Fosso Vascello, vitato, forse vietato l'accesso ai cacciatori, e poi a Giulianova, scuola bus cancellato, 100 bimbi a piedi. Per quanto riguarda l'economia, Popolare di Bari si fa sotto per Carichieti, mentre per la pagina dedicata al terremoto, 20 sfollati anche a Teramo, aperto il centro emergenze alla Gammarana. Nel taglio basso invece al Badriatica, la 18enne Angelica Ceto si aggiudica la fascia di Miss Abruzzo. Presidente, abbiamo visto la notizia degli sfollati anche a Teramo. Teramo è un altro paese colpito, si è aperto il centro operativo. Invece voi, per quanto riguarda il terremoto, e vedremo fra poco i titoli nazionali, quali iniziative avete messo in campo per l'emergenza e per il soccorso alle persone? Ma mi faccia il dire in termini generali come questo sisma ha colpito essenzialmente l'Italia centrale. L'Italia centrale, o meglio il sistema degli Appennini, è proprio in quelle zone caratterizzato dalla presenza forte dei parchi. Questo che cosa vuol dire? Che accumuli, che per esempio è l'epicentro del sisma, è un comune che rientra nell'area parco, così come Amatrice, purtroppo, così come anche Arquata del Tronto, dove alla frazione Pescara si è avuto essenzialmente la distruzione integrale del sito. Naturalmente tutta questa fascia tra il Lazio e le Marche in realtà corona la parte alta dell'Abruzzo ed è a diretto contatto territoriale con i comuni abruzzesi, Campotosto, anche qui area il parco, Capitignano, anche qui area il parco, per venire poi al versante teramano, Valle Castellana, già riconosciuta Rocca Santa Maria, per non parlare dei comuni che dicevamo prima, cioè Cortino e altri comuni ancora, in particolare Crognaleto, che hanno dei danni significativi. Questo che cosa vuol dire? Che tutta la nostra zona alta, tutta la nostra zona montana, ha non solo subito dei danni, ma le comunità identitarie che sono presenti in quei siti oggi si trovano in forte difficoltà. Il parco ha messo in campo nell'immediatezza, a poche ore dal sisma, tutta la propria struttura. Naturalmente è una struttura limitata, non ha competenze dirette in materia di protezione civile, però 18 dipendenti, che qui voglio ringraziare. Ho letto con interesse il titolo di queste prime pagine, in particolare Lorenzo Colantonio, sulla polemica sui 27isti. Io non so con esattezza che cosa si voglia dire con 27isti. I nostri dipendenti non sono stati però dei 27isti. La mattina alle 6 sono usciti con 7 mezzi, 18 persone, 3 generatori, e sono andati ad Arquata del Tronto, sono andati ad Amatrice, sono andati nelle frazioni di Amatrice, a Sky in particolare, dove avevamo una dipendente che purtroppo ha avuto dei lutti in famiglia, e sono andati poi sul territorio anche a Illica, tutto con un'attività di volontariato puro, sotto una responsabilità personale che abbiamo assunto. Quindi un ringraziamento di cuore a chi ha operato, pur non dovendolo fare, ma con un slancio umanitario pieno.
Questo in che cosa si è tradotto? Si è tradotto che abbiamo adottato un campo, il campo, il provvisorio, il Deep Sky, e da noi contribuito a il essere gestito. Oggi arriveranno le recinzioni che il parco di solito utilizza per altri scopi, l'abbiamo messo immediatamente a disposizione, abbiamo portato l'acqua. Ad Arquata del Tronto abbiamo già verificato la perfetta stabilità di un centro molto importante, il centro dei due parchi, perché è il punto di collegamento unico in Europa tra due parchi, il parco Gran Sasso Monti della Laga, e qui soprattutto i Monti della Laga sono quelli più interessati al sisma, e il Parco Nazionale dei Sibillini. Questo centro sostanzialmente è rimasto integro, e la prima nostra funzione è stata quella di andare sul luogo e parlare col sindaco e metterlo a disposizione. Venerdì, con la benedizione del Vescovo di Ascoli Piceno e forse con la presenza, qui le do una notizia, del Ministro dell'Ambiente Galletti, daremo in modo concreto, fattivo, al sindaco di Arquata del Tronto, Petrucci, la struttura. E perché? Perché così verrà lì, in termini sicuri, implementato il comune, che purtroppo non è più operativo, e le scuole, perché una delle progettualità che stiamo già mettendo in campo è quello di contribuire alla formazione scolastica, alla ripresa delle scuole, naturalmente per quello che è la nostra competenza, cioè l'educazione ambientale. Ebbene, allora c'è anche, abbiamo ascoltato, c'è anche una piccola risposta al collega Colantoni per quanto riguarda la polemica sui 27isti. Insomma, la pubblica amministrazione quando vuole sa funzionare, anche i dipendenti pubblici ovviamente non sono tutti da colpevolizzare, non si può fare di tutt'erba un fascio. Andiamo avanti con la lettura dei giornali, adesso apriamo lo spazio dedicato alla Nazionale, questo è il Corriere della Sera. I certificati falsi su caserme e chiese, il titolo di apertura, sempre dedicato al terremoto. La relazione su 21 appalti, indagini anche ad Ascoli su 4 edifici da demolire. Renzi dice ricostruire in trasparenza. Il dossier riservato sul caso dei collaudi antisismici, funerali ad Amatrice per le proteste dei familiari. In questo un po' il riassunto di ieri. E poi a centropagina troviamo il caso Olimpiade, Sala frena sull'ipotesi di Milano, una boutade fatta su Facebook dal presidente della regione Lombardia Maroni, che aveva insomma così sollecitato il dibattito su una possibile candidatura di Milano come città olimpica, candidatura che però non poteva essere avanzata perché sono scaduti i termini, non ci sarebbe il tempo necessario. Repubblica adesso, sisma, lo scandalo dei soldi deviati, Amatrice, vogliamo qui i nostri morti, milioni della sicurezza usata per altre opere, gli abitanti al Premier, no ai funerali a Rieti. Flessibilità ai paletti dell'Unione Europea sull'emergenza, Renzi, io prendo ciò che serve per quanto riguarda sia l'emergenza che la ricostruzione. Andiamo rapidamente avanti, il Messaggero, lo scandalo dei falsi collaudi, nel mirino della Procura di Rieti, certificati sui lavori antisismici anche su caserme e chiese, la scuola crollata era in un elenco di luoghi sicuri in caso di terremoto, indaga anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione guidata da Cantone. E qui chiedo anche un parere, no, adesso non da presidente del parco, ma da avvocato. Insomma, abbiamo visto questo copione delle indagini che si ripete purtroppo, l'Aquila, adesso invece per quanto riguarda il terremoto che ha colpito Lazio e Marche. Ovviamente sono, credo, anche atti dovuti da parte della magistratura, visto che ci sono state tantissime vittime, siamo a quota 292 e dalle ultime notizie della Protezione Civile sarebbero ancora una decina dispersi. Avvocato. Guardi, io ho seguito alcuni processi dell'Aquila per i crolli all'Aquila, purtroppo con i profili di mortalità alta. La mia esperienza professionale, e qui mi fermo, non è assolutamente positiva, nel senso che accertare a distanza peraltro di anni
con i limiti che purtroppo ha la verità processuale, una responsabilità di questo tipo, una responsabilità tecnica, è una cosa molto difficile. Noi purtroppo, o per fortuna naturalmente, abbiamo delle regole. La regola fondamentale è l'oltre ogni ragionevole dubbio, che connota il giusto processo, e quindi immaginatevi che cosa vuol dire, al di là del profilo amministrativo, che è tutt'altra cosa, accertare una responsabilità penale in sede processuale con una quantità significativa di parti a distanza magari di 7-8 anni per 3 gradi il giudizio. La mia esperienza purtroppo non è positiva, perché molto spesso le responsabilità non sono state accertate. Quello che mi preme sottolineare, sempre sul piano professionale, io ho assistito delle persone che sono rimaste prive di risarcimento, con la circostanza per la quale si trattava di studenti che erano fuori cratere, residenti, non c'è stato nessun risarcimento di danni significativi sul piano morale, sul piano fisico, sul piano materiale. Bisognerebbe iniziare a pensare, per come altri paesi più civili hanno, una legge sul risarcimento delle vittime di catastrofi naturali. Non è possibile che, se ci sono delle responsabilità, e queste responsabilità non emergono per i principi che dicevamo, comunque la vittima rimanga non risarcita o comunque non indennizzata. E magari queste esperienze, queste altre esperienze, aiuteranno le norme a progredire e a dare risposte ai cittadini. Andiamo avanti con la lettura dei giornali nazionali. Questa è la prima della Stampa: caccia alla truffa degli appalti, primi sequestri, l'anticorruzione, si temono furti di documenti, ad Amatrice guerra delle bare, la protezione civile in 5 mesi arriveranno le nuove case, terremoto intanto si indaga sui piani della fallita ricostruzione del 97, ecco la mappa che propone il giornale. Poi una notizia che riguarda in qualche modo anche l'emergenza terremoto, la lezione di Mr. Facebook: ragazzi osate, Mark Zuckerberg vede il Papa e Renzi e dona $500.000 per il sisma alla protezione civile. Andiamo sul Fatto Quotidiano adesso: terremoto, piano case, mancano i soldi, Renzi contro Bruxelles, quello che serve ce lo prendiamo. Dopo giorni di voci su progetti miliardari per le zone del sisma, il Premier deve ammettere che per trovarli dovrà violare le regole. Già servivano 10 miliardi per la manovra. Andiamo sul Sole 24 Ore. Borse in calo, borse europee in calo, spinta della Fed sul dollaro. Tassi in caduta all'asta dei bot, ma Piazza Affari perde l'1%. Wall Street punta sul rialzo dei tassi statunitensi e sostiene le banche, scende anche ancora il petrolio. E poi nel taglio alto: Casa Italia, piano da 2 miliardi l'anno, Renzi ricostruire in fretta e con trasparenza l'Unione Europea nei conti, flessibilità a tempo, potenziato il bonus per ricostruire e per fare prevenzione con un orizzonte di 20 anni, zona rossa antisciacallaggio con 400 agenti intanto. Questo ci dice il Sole 24 Ore. Morti nostri è il titolo del Tempo, il quotidiano romano punta la sua attenzione su quanto accaduto ad Amatrice, esplode la rabbia degli sfollati contro la decisione del prefetto di celebrare i funerali a Rieti nell'aeroporto, poi dura telefonata del sindaco Pirozzi che obbliga Renzi a farli svolgere oggi ad Amatrice. Questa è la lettura del Tempo. E poi il Papa: resti in Vaticano, c'è già troppa confusione, segua quello che hanno fatto i suoi predecessori e quindi non si rechi a visitare, questa è l'invocazione del Tempo, i territori danneggiati dal sisma. E poi gaffe funebri da sindaca per quanto riguarda la Raggi, non era i funerali dei romani, poi omaggia il defunto, sbagliato. Andiamo sul giornale: cittadini contro il governo, lite sui funerali e i morti tornano a casa, questa la lettura del giornale. Libero invece: non c'è pace neppure per i morti, lite anche sui funerali. Vedete come insomma i titoli si concentrano su quanto accaduto ieri ad Amatrice. Il Manifesto: la scommessa con un Renzi in meditazione, il Premier alla prova del post terremoto con la prima protesta di Amatrice, le opposizioni che rompono la tregua.
Il governo fa retromarcia, i funerali non si celebrano a Rieti ma nel paese colpito, e la scelta di Errani come commissario per la ricostruzione solleva polemiche perché uomo di partito. Oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri. Andiamo sull'Unità con questa grande fotonotizia, La vita continua, un reportage dai territori colpiti dal sisma. L'Osservatore Romano, il Papa andrà tra i terremotati. Abbiamo visto prima sul Tempo l'invocazione a non recarsi nei territori. L'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, rilancia invece la volontà di Papa Francesco di recarsi in visita nelle zone terremotate. Andiamo adesso rapidamente a vedere lo sport prima di passare al meteo. I quotidiani nazionali sportivi, La Gazzetta dello Sport: no a Berardi, Ventura, ma sei sicuro? Le polemiche per l'esclusione del gioiellino del Sassuolo dalla nazionale, e insomma c'è speranza per questa nuova Italia targata Ventura, che dovrebbe, anzi sicuramente giocherà con il 3-5-2. Poi le ultime ore di mercato: Juve Quadrado è ancora possibile per Witzel avanti a oltranza, Inter su Darmian, se Brozovic resta si blocca Fabregas, e poi Hart è del Torino, accordo col City, Napoli Maximovic assalto finale. Andiamo sul Corriere dello Sport: Juve e lui, scelto il centrocampista per Allegri. Si tratta del talento del Belgio Witzel, a un passo dai bianconeri allo Zenit, ultima offerta di 15 milioni. Il giocatore ha già detto di sì a Marotta. Luis Gustavo salta, adesso è incedibile. E poi un'Italia che vi farà divertire, queste sono le parole del neo commissario tecnico della Nazionale Ventura, che è pronto al debutto contro la Francia il 1° settembre. Andiamo su Tutto Sport: Witzel ci siamo, per quanto riguarda la Juve Marotta la spunta sul costo, 15 milioni più bonus. I russi hanno un solo problema, il sostituto, con il centrocampista belga, maggiori soluzioni per Allegri. Poi l'Italia di Ventura, il Shalawi e Berardi, ma è nel 3-5-2. Poi il Milan, Montella e la rabbia per il flop sul mercato, e poi il sì di Hart al Torino. Adesso ci colleghiamo con il nostro esperto di meteorologia Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, il tempo nelle prossime ore, a te. Sì Alfredo, come avevamo annunciato già nei giorni scorsi, sulla nostra penisola il tempo sta cambiando, perché se da un lato fino a qualche giorno fa eravamo interessati da una vasta area di alta pressione che di fatto ci ha protetto dall'arrivo di perturbazioni, nelle prossime ore l'alta pressione tenderà ulteriormente ad attenuarsi. È già accaduto al nord nella giornata di ieri, ma nelle prossime ore tenderà ulteriormente ad attenuarsi, e ciò favorirà l'arrivo di masse d'aria umida ed instabile di origine atlantica, che interesseranno non solo le regioni settentrionali ma si spingeranno verso le regioni centrali. Di conseguenza il tempo sulla nostra regione tenderà a peggiorare nel corso del pomeriggio, nel pomeriggio sera, quando ci sarà spazio a formazioni temporalesche che interesseranno soprattutto però le zone montuose, il settore occidentale, quindi la Marsica e l'Aquilano. Soprattutto la Marsica e l'Aquilano saranno interessati da addensamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, soprattutto nel pomeriggio sera. Poi questi fenomeni tenderanno gradualmente ad estendersi verso il settore centrale, localmente anche verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Una temporanea attenuazione dei fenomeni è attesa in serata e nottata, ma attenzione perché l'instabilità è piuttosto vivace, quindi già nel corso della mattinata di mercoledì ci saranno degli annuvolamenti ancora una volta più consistenti sul settore occidentale, con sviluppo di temporali nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, temporali che dalle zone montuose però stavolta potrebbero spingere, addirittura sconfinare verso le zone pedemontane e collinari, e localmente anche verso le località costiere, occasionalmente anche fenomeni lungo la fascia costiera nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando l'instabilità sarà decisamente più accentuata. Ma poi la situazione tenderà gradualmente a migliorare, l'instabilità si sposterà ulteriormente verso le regioni meridionali, quindi tra giovedì e venerdì assisteremo a un graduale miglioramento del tempo che con tutta probabilità si protrarrà anche nel fine settimana. Poi bisognerà vedere un po' quale sarà la tendenza successiva, perché alcuni modelli matematici evidenziano
un possibile deciso peggioramento del tempo che, se confermato nei primi giorni della prossima settimana, potrebbe davvero sancire la rottura dell'estate, perché gli ultimi aggiornamenti evidenziano l'arrivo di un intenso nucleo di aria fredda pronto a raggiungere il Mediterraneo. Se così fosse, insomma, ci sarebbe un deciso peggioramento del tempo, che però al momento, Alfredo, è ancora incerta come tendenza, quindi bisognerà vedere nel corso dei prossimi giorni. Saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti, Alfredo. Giovanni, un flash brevissimo per quanto riguarda i funerali di Amatrice: è previsto maltempo, ci dai conferma? Ma diciamo che nel pomeriggio, il problema è nel pomeriggio, Alfredo, perché sia nella giornata di ieri che nella giornata di domani ci sarà la possibilità comunque di formazioni temporalesche nel pomeriggio sulle zone montuose, proprio lungo la dorsale appenninica, e di conseguenza c'è il rischio di temporali anche sulle zone interessate al disastroso terremoto, Alfredo. Grazie allora Giovanni De Palma per essere stato con noi anche questa mattina. Prima di salutarci vi ricordo i riferimenti, quello di abruzzometeo.org, vedete il sito messo in onda quest'istante dalla regia di Gianni D'Areo, e poi andiamo a vedere anche le pagine Facebook, quella di Abruzzo Meteo, eccola qui, e poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora a te Giovanni, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, in cui approfondiremo le notizie dalla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani. Ospite della nostra trasmissione questa mattina c'è il presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra, che voglio coinvolgere subito andando e prendendo spunto dalla pagina interna Il Primo Piano del Centro sul terremoto e sulla ricostruzione. Vedete il titolo, il modello L'Aquila non è tutto da buttare. Presidente, è così, il modello L'Aquila non è tutto da buttare? E poi un'altra domanda, è compatibile quel modello con il parco? Guardi, penso che l'analisi che oggi possiamo fare è che bisogna evitare dissidi all'interno dell'amministrazione. Se modello L'Aquila vuol dire nomina di un commissario e il scontro più o meno sotterraneo e poi invece di tutta evidenza con il sindaco, allora no. Non va bene quel modello. Le nostre comunità sono comunità identitarie dove i sindaci hanno non solo una presenza reale ed immediata sul territorio come è stato per L'Aquila, ma rappresentano realmente le comunità. Quello che è successo ieri ad Amatrice è la rivolta popolare rispetto ai funerali, che da un punto di vista logistico è pienamente comprensibile si volessero spostare a Rieti perché si sapeva che forse questo pomeriggio pioverà, eccetera. Però quelle comunità vogliono resistere e vivere lì, e noi daremo il nostro contributo per ricostruire non solo pietra su pietra, ma anima su anima, economia su economia quel territorio. Le nostre squadre sono già attivate rispetto ai presidi degli allevatori, rispetto agli apicoltori, noi avevamo una catena di contadini solidali sul territorio, ci siamo subito preoccupati di contattarli e di verificare le prime esperienze. Modello dell'Aquila va bene soltanto se si parte dai sindaci e si parte non dall'esterno ma dall'interno del cratere, dalle esigenze concrete e dalle specificità del territorio. Noi leggevamo prima alcuni titoli, per esempio il jazz e quello che si voleva fare all'Aquila. Le do una notizia, direttore: noi stiamo lavorando perché i 24 parchi nazionali siano presenti a questa iniziativa e a Collemaggio siano presenti ciascuno con una propria rappresentanza, un proprio stand, per fare che cosa? Per seguire il modello L'Aquila. Per esempio, voi sapete che Onna è stata in parte ricostruita con finanziamenti tedeschi, oppure la chiesa degli Angeli all'Aquila con finanziamenti di altro paese straniero. Noi chiamiamo tutti i parchi ad adottare una frazione, un capoluogo comune, degli elementi identitari che possono essere la chiesa, la cappella votiva, il dato antropico oppure di zootecnia locale,
per un contributo il concreto, il fattivo di economia, perché noi temiamo che in un'ottica di lungo periodo si perda quell'economia agro-silvo-pastorale che è la dorsale, la spina, la parte forte di questa presenza antropica delle nostre comunità identitarie. Per questo chiederemo uno sforzo a tutti i parchi nazionali. Oggi vedrò il presidente di Federparchi nella nostra sede a Sergi, ieri ho convocato e sono venuti tutti i presidenti e tutti i direttori dei parchi della regione Abruzzo, della regione Marche e della regione Lazio. Stiamo facendo il sistema. Ok, e quindi insomma questo modello L'Aquila si potrebbe replicare nel senso di una maggiore condivisione, mi pare di capire, dei progetti di ricostruzione. Tra l'altro in discussione anche la costruzione di case di legno per poter consentire un alloggio più comodo agli sfollati e consentire, anzi non consentire quello che è avvenuto all'Aquila, cioè la creazione di New Town, ma ricostruire i borghi lì dove erano, anche perché, come diceva il Presidente in precedenza, sono luoghi identitari e le persone vogliono che le loro case vengano ricostruite lì dove erano, e in questo caso forse il modello da citare è quello del Friuli, ricordando il terremoto di una quarantina di anni fa. Andiamo adesso avanti con la lettura dei giornali e torniamo alle polemiche che riguardano anche l'Aquila. Crollano i balconi per colpa di Cialente. Bertolaso in TV: all'Aquila è mancata la manutenzione e la prevenzione, servono soldi e un manager. Vi ricordo che sul crollo dei balconi nel progetto case è in corso una indagine della magistratura, un'inchiesta della magistratura. E poi crolli e morti, le condanne sono sempre irrisorie, ne abbiamo parlato prima proprio con l'avvocato Tommaso Navarra, che ci ha spiegato la sua esperienza professionale. E poi la storia: lettere d'amore tra le macerie recuperate dai pompieri e restituite al giovane che ha perso fidanzata e famiglia. Andiamo rapidamente avanti. Terremoto, la prevenzione, Casa Italia, 6 miliardi in 3 anni, abbiamo già letto in precedenza. E poi la ricostruzione con Renzi che dice dobbiamo fare in fretta, la nomina del commissario, il modello Errani pronto a partire, capacità di ascolto, ordinanze condivise con gli enti locali e certificati di legalità. Questo insomma è il programma per la ricostruzione da parte di Errani, e mi sembra che vada incontro un po' a quello che ci ha detto il presidente Navarra. Scendiamo nel taglio basso di questa pagina: il CNR, così accumuli, si è spostata, il satellite registra uno slittamento di 16 cm e un abbassamento di 20, ci danno un po' la dimensione di quello che è accaduto. E proprio su quello che è accaduto andiamo ad ascoltare adesso un estratto della intervista telefonica realizzata ieri nel corso del TG6 dal collega Andrea Costantini all'esperto del CNR e dell'INGV Paolo Messina. Cosa possiamo dire su questo sciame sismico che ovviamente non si arresta? No, ci basiamo sull'esperienza dei terremoti passati, quelli tipici dell'Appennino centrale, quindi anche quello abruzzese, le scosse possono continuare per settimane ancora, anche di magnitudo importante, però previsioni ovviamente, come giustamente lei ha detto, non se ne possono fare e quindi aspettiamo gli eventi per il momento. Ecco, circa la situazione delle faglie, in Abruzzo si è parlato in particolare del territorio Peligno, di una faglia che si starebbe attivando. Anche sotto questo profilo, cosa possiamo dire? No, il fatto che c'è qualcuno che dice che le faglie si stanno per attivare sono delle sciocchezze perché noi ormai conosciamo, noi geologi degli istituti di ricerca, CNR e quant'altro, conosciamo la situazione delle faglie attive, in particolare in Abruzzo, conosciamo anche le magnitudo attese dalle singole faglie, però dire che si sta per attivare eccetera sono veramente delle sciocchezze che non fanno altro che creare agitazione nella popolazione, in quanto poi non ci sono i mezzi per poter dire una cosa del genere.
E allora abbiamo ascoltato anche il parere di Paolo Messina. Torniamo ai giornali, ci spostiamo adesso sulle pagine interne del Messaggero. Questa è la pagina Abruzzo, l'Aquila, l'SOS Sicurezza fa scattare la zona rossa, scoppia il caso Trifuoggi, il centro off limits, forse da domani il sindaco e il PD contro il vice che ha sollecitato le misure interdittive. I Democrat deve lavorare per risolvere i problemi, non solo sollevarli, dica con chi sta, questo è lo scontro in atto. E poi vi aiutiamo a scoprire gli illeciti, i magistrati aquilani inviano procedure e investigatori specializzati ai colleghi di Rieti ed Ascoli e Piceno, è chiaro che si è maturata una certa esperienza all'Aquila. E poi il maresciallo Giampaolo Pace è morto dopo un'indagine sulla ricostruzione, ha depositato gli atti, poi è andato in ferie ad Accumoli. Questa mattina il funerale a Roma, la sorella grida il suo dolore su Facebook, rivoglio Giampaolo. E adeguamenti a rischio, le priorità alle scuole, questi gli interventi che riguardano ovviamente il controllo degli edifici a seguito del terremoto. Situazione invece di emergenza, ne abbiamo già parlato in precedenza, a Crognaleto, montagna a rischio crollo, via tutti da Crognaleto, il centro teramano a ridosso del cratere su una faglia che può riattivarsi di colpo. Il sindaco ordina a 20 famiglie di andarsene, ieri la fuga improvvisa verso Roma e Teramo. La decisione di Giuseppe D'Alonso, che anche vigile del fuoco dopo la caduta di alcuni blocchi di pietra. Andiamo proprio a Crognaleto ad ascoltare le parole del sindaco. Sindaco, problematiche post terremoto che ha colpito Rieti, anche qui a Crognaleto, cosa accade? Sì, è ovvio, il mio territorio è una distanza molto vicina sia ad Amatrice, dove il primo pensiero è quello dell'intero comune di Crognaleto, e poi ad Accumoli. Certamente che insomma, il fenomeno ha interessato di nuovo il nostro territorio, nella fattispecie siamo a Crognaleto, in un paese dove c'è un costone di rocce, diciamo sul lato della Madonna della Tibia, un sito di culto molto importante, che ha dimostrato qualche cedimento a seguito del sisma. C'è stato un sopralluogo di tecnici dei Vigili del Fuoco che hanno riscontrato il distacco di alcuni massi nella giornata di ieri. Questa mattina sul tavolo ho avuto la comunicazione ufficiale, dove alla luce insomma di questo sciame sismico, alla luce di quanto ha detto la Commissione Grandi Rischi, cioè la possibilità di un'ulteriore tensione del territorio a seguito dell'attivazione della faglia dei Monti della Laga, abbiamo ritenuto con l'esecutivo, con l'intera amministrazione, di fare lo sgombero. È un termine che è antipatico, che io insomma vorrei evitare, ma insomma quando occorre occorre, lo sgombero del paese di Crognaleto. Una parte del paese è interessata alla caduta di questi massi e noi abbiamo ritenuto opportuno, sentito anche il prefetto, sentito la protezione civile, la sala operativa, di mettere in sicurezza il paese. I massi sono stati messi in sicurezza intanto o non c'è la possibilità di fare questo lavoro, questo intervento? Nella prima fase, va ringraziato il Corpo dei Vigili del Fuoco, hanno messo in sicurezza quei massi distaccati di piccola entità per evitare che andassero a finire a ruzzolare verso l'abitato. Adesso ci sono delle situazioni, come devo dire, che si evidenziano, che probabilmente sono in fase di distacco. Insomma, l'azione tellurica non è, che si dica, individuabile e quantificabile. A scanso di spiacevoli equivoci, insomma, è meglio che mettiamo in sicurezza il paese. Quante persone, quanti abitanti di Crognaleto sono interessati a questa evacuazione? Ma il paese nel suo complesso, nel periodo estivo, è pieno di gente. Adesso siamo nella fase, come devo dire, terminale, anche perché il fenomeno del sisma ha provocato lo spopolamento di questi territori. Io sono qui nel paese insieme alla mia amministrazione per parlare con la gente e dire loro qual è la situazione. Fare lo sgombero, dire alle persone di lasciare la propria abitazione, non è bella cosa. Siamo qui, ci saranno a dir poco 15-20 persone, adesso stiamo proprio contattandole direttamente per invitarle, perché poi è ovvio che diventa imperativo, diciamo, l'ordinanza imperativa, l'ordinanza del sindaco, che ecco, sto rientrando in comune dove ho un briefing, un'unità di crisi con i carabinieri, forestali, polizia municipale, protezione civile, per appunto impastire l'ordinanza e poi l'ottemperanza dell'ordinanza. Chiuderemo il paese facendo salvaguardia dei beni, quindi a presidio metteremo chi di competenza, e poi inviteremo gli organi competenti per fare una valutazione puntuale e precisa sul da farsi sul costone di Crognaleto.
Presidente Navarra, prendo spunto dalle parole del sindaco di Crognaleto. Da un lato lo spopolamento, dall'altro lato la necessità di continuare sulla strada dell'incremento del turismo. Ecco, questo terremoto ovviamente crea anche delle problematiche dal punto di vista della ricettività e anche delle disdette di persone che, spaventate, ovviamente non vogliono più recarsi nei nostri parchi, in particolare in quello del Gran Sasso. Lei, direttore, prima parlava di modello L'Aquila. Alla fine della ricostruzione L'Aquila sarà il più bel centro storico dell'Italia, quantomeno dell'Italia centrale. È un gioiello a livello internazionale. Noi, se ha un senso la presenza delle nostre istituzioni, dobbiamo far sì che questa situazione sia, nella sua drammaticità, un punto di ripartenza importante per i territori e per le comunità. Benissimo gli interventi, qui si è visto chiaramente come il sindaco ha il polso della propria situazione, è direttamente sul campo, ha una capacità di ascolto e di intervento immediato. Il momento successivo sarà di programmazione. Quando si andrà a ricostruire, anzi prima a mettere in sicurezza e poi a ricostruire, non sarà un problema di rimettere su la pietra sulla pietra, ma sarà il problema di preservare l'anima di questi territori e il senso di un vivere, noi diciamo, alto e diverso di questi territori, perché le comunità del parco non rappresentano altro che una simbiosi positiva, una possibilità, uno stile di vita alternativo, una simbiosi positiva tra l'uomo e ambiente. Tutto questo con un valore aggiunto, perché siamo a pochi passi, per esempio, dalla nostra capitale, e tutto questo si deve tradurre in economia, per come oggi non è stato fatto, anche per colpa del parco. Questo va detto, per l'assenza del piano del parco, perché fino adesso questi territori hanno vissuto sotto un regime 22 anni di misure di salvaguardia, che vuol dire soltanto divieti e soltanto no. Noi anche col piano del parco, che cercheremo di approvare ugualmente, come io ho detto, entro quest'anno, nonostante queste problematiche sopravvenute, daremo un contributo nuovo e diverso di intervento sul territorio, rispettando naturalmente le matrici e i valori ambientali naturalistici che fanno di estremo significato, di eccezionale valenza questo territorio. E parco che è tra i più grandi d'Italia, se non sbaglio. Quello sostanzialmente è una dimensione tra i più grandi d'Europa, è il secondo a livello nazionale, ha delle professionalità strategiche significative e in molti settori, in particolare i LIFE, che sono essenzialmente dei programmi europei, è il leader nazionale. Proprio quest'anno, e qui va sottolineato, per un LIFE specifico, il nostro parco è stato segnalato dalla Commissione europea come la migliore pratica a livello nazionale. Allora, andiamo avanti con la lettura del quotidiano La Città, la completiamo andando a vedere anche un'altra notizia che arriva da Teramo, sempre legata al terremoto: 20 sfollati dalle case danneggiate dalle scosse. Intanto il Comune apre il centro per l'emergenza La Gammarana, massima attenzione alle scuole, e proprio sulle scuole si è concentrata la polemica nei giorni scorsi. Su alcune scuole appena ristrutturate e di nuovo danneggiate. Anche il CORE come l'AGCOM si mobilitano per i terremotati, credito e traffico dati gratis nella zona del sisma tramite accordi con gli operatori. Andiamo avanti ancora sul quotidiano La Città. Andiamo a prendere una notizia che abbiamo già visto in prima pagina dalle pagine della Val Vibrata: nega nella piscina della Country House, siamo alla cronaca nera, 25enne africana trovata esanime in acqua, inutili i soccorsi, senza un nome, la ragazza non era ospite della struttura ricettiva, sarebbe entrata in piscina pagando l'ingresso. Ovviamente bisognerà fare luce su questa vicenda. Andiamo adesso a leggere la pagina di Pescara del centro: le piante condannate
a morte partito il taglio degli alberi, rissa sfiorata e denunce scontro tra ambientalisti e residenti favorevoli ai lavori, abbattuto un pioppo, intanto petizione con 126 firme per i pini di via Vespucci e un appello anche dai 5 Stelle a valutare altre soluzioni. Andiamo a vedere insieme il servizio su quanto accaduto ieri in via Rigopiano. È stato scontro tra residenti ed ambientalisti durante le operazioni di taglio del primo dei 121 alberi da abbattere a Pescara. In via Rigopiano, sit-in degli ambientalisti che da giorni contestano il piano di abbattimento degli alberi malati programmato dal comune. A favore invece i residenti della zona, che parlano di pericolo per l'incolumità delle persone e di svariati interventi da parte dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli alberi. Sì, sono pericolose, sono marce, si vedono. Ogni tanto si stacca un ramo. Noi abbiamo il garage qui che usciamo e... Uno di questi rami è caduto proprio qui. Ma guarda, eccolo qua dove sta il ramo, guardate la ringhiera. Se è una cosa normale, non lo so. Boh. Quindi è un intervento che voi aspettavate questo? Pure 20 giorni fa sono arrivati i vigili che sono venuti a tagliare un ramo che era pericolante, se ne sono accorti, meno male. E noi siamo favorevoli, ma perché... Non è perché noi siamo contro le piante, guarda, abbiamo un parco qui dietro, lo vedete, però queste piante qua, guarda là sopra, sono proprio marce. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste questa mattina hanno abbracciato l'albero, un pioppo, in segno di protesta e poi hanno anche indirizzato attraverso posta elettronica certificata una richiesta urgente al sindaco Marco Alessandrini e al suo vice Enzo Del Vecchio, nella quale si chiede l'immediata sospensione dei lavori di abbattimento degli alberi e un incontro altrettanto urgente per discutere la questione. Ma perché riteniamo che questo progetto del comune sia assolutamente carente e sommario. Si sta decidendo di abbattere 139 alberi in agosto con, diciamo, un decreto di somma urgenza che è veramente molto dubbio, perché la relazione, l'affidamento del lavoro al consulente Rabottini per valutare il rischio di stabilità delle piante risale addirittura al 1° settembre del 2015. Abbiamo chiesto su alcuni alberi, soprattutto i pini d'Aleppo e anche altri alberi storici, di fare un approfondimento strumentale. Esistono le prove di stabilità, esiste il termografo. Dopodiché, se l'albero non è stabile, viene verificato, noi siamo i primi a dire si abbatte. Andiamo avanti, scuola adesso, il calendario, la prima campanella il 5 alla Terno Mantone, il calendario regionale prevede il ritorno degli alunni in classe il 12 di settembre, molti istituti a Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo però anticipano l'apertura e trovate tutte le date dell'inizio dell'anno scolastico. Andiamo avanti, le lecca il viso dopo la lite, negoziante condannato, aggredisce in strada un titolare di una copisteria che gli fa concorrenza, la Cassazione conferma i 15 mesi di carcere dicendo ha leso la libertà sessuale. Poi due giovani arrestati rubano un telefonino e chiedono poi il riscatto. Il cane eroe della polizia sabato sarà dal Papa, il Labrador che ha salvato la piccola Giulia a Pescara del Tronto parteciperà al giubileo dei volontari. E poi polemica tra cittadini e vigili urbani, pitbull abbandonato, il ritrovamento finisce a denunce. Restiamo sempre alle pagine di Pescara, la ruota girerà fino alla Befana, dopo le varie polemiche il comune rassicura sulla presenza della giostra a Pescara, poi indica gli orari. E ancora ragazza pescarese darà i voti ai film in corsa a Venezia, si tratta di una studentessa del liceo classico D'Annunzio. Rapidamente scorriamo le altre notizie, questa è la pagina di Francavilla dell'area metropolitana, i balneatori, stagione rovinata da erosione e allarmismo sul mare, Francavilla bilancio negativo dell'estate quasi conclusa, spiaggia ridotta di metri e palme in acqua, i balneatori dicono basta, peraltro a Francavilla c'è stato già un intervento di ripascimento soprattutto nel centro, nei pressi della Sirene vicino al pontile, che evidentemente però non ha risolto il problema. La pagina di Montesilvano, lotta alla povertà, bollette e spesa, in arrivo aiuti fino a 600 euro, il comune aderisce a un progetto nazionale per sostenere le famiglie in difficoltà, dal 2 di settembre domande per avere assistenza, ecco come partecipare al bando.
Andiamo rapidamente avanti, geriatria, 3 medici per 30 pazienti, disagi del reparto dell'ospedale di Penne, approvato il piano di riordino, nella struttura resteranno solo 44 posti letto e tra l'altro oggi ci sarà un consiglio comunale straordinario proprio per discutere delle problematiche della sanità. Appena nuovi incarichi per l'ex discarica dopo la sentenza del TAR, cambiano i progettisti per i lavori di bonifica, il concorso Giulia Reginetta Caramanico per quanto riguarda Miss Adriatico e nel taglio basso la matriciana della solidarietà, oggi anche Penne si mobilita ad Elice con certe elezioni con il campus del sassofono, a Catignano le associazioni in campo per gli sfollati. Passiamo adesso sulla pagina di Chieti, terremoto, prevenzione bocciata, aree sfollati, le mappe sono nascoste. Chieti, città di secondo livello sismico, ma il comune dimentica di metterle sul sito, in caso di emergenza sarebbe il caos. Quindi Chieti praticamente qualificata a secondo livello, così come alcune delle aree terremotate, tra cui anche Amatrice. E poi un'altra notizia che arriva da Vasto, vigile picchiato, convalidato l'arresto, ambulante già libero, il difensore gesto di impeto per motivi economici, poi si è pentito. Andiamo rapidamente anche sul Messaggero. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila, ne parlavamo in precedenza con il presidente del parco Gran Sasso e Monti della Laga Navarra, torna il jazz, la maratona a Colle Maggio, l'Aquila tra le 20 piazze della manifestazione per Amatrice ospiterà il concerto più importante del prossimo 4 settembre, musica dal pomeriggio a tardanotte con la diretta della RAI, eventi collaterali e vendite di prodotti tipici locali e laziali, come ci ha spiegato in precedenza il presidente Navarra, questo insomma un po' per promuovere i prodotti del parco, un po' per rilanciare anche l'immagine di questi terremoti che magari per quanti abitano nel resto d'Italia sono lontani e dalle immagini della televisione ovviamente si restituisce solo una realtà parziale. Scendiamo nel taglio basso, migranti, droga nel centro di accoglienza, sequestrato un involucro con 160 grammi di marijuana nascosto in un intercapedine ad Avezzano. Massacrato di botte, gettato nei campi, l'uomo strappato dal tavolino del bar, sequestrato e portato via vicino a Cappelle, quattro persone lo hanno ridotto in fin di vita, il 32enne ha riferito di conoscere due aggressori, sono marsicani, sarebbe stato perfino colpito in pieno volto con alcune pietre. Questo per quanto riguarda anche il Messaggero. Al presidente del parco chiedo, prima di passare allo sport, quali saranno le prossime iniziative che il parco metterà in campo a sostegno delle popolazioni terremotate e anche come si collocherà il parco all'interno della ricostruzione? Oggi abbiamo un consiglio straordinario dell'ente, ci stiamo muovendo in questo senso, in termini generali rispetto ai profili emergenziali, abbiamo visto il dottor Curcio, responsabile del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, ad Accumuli in pieno sisma domenica, proprio al COC, al centro operativo comunale, facendogli una richiesta ben precisa, gli enti parco devono essere riconosciuti nella struttura nazionale come i soggetti attuatori dei primi interventi. Conoscono la struttura territoriale, il bene, hanno delle strutture operative, mi riferisco per esempio al CTA del Corpo Forestale dello Stato, il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, che ha operato immediatamente con estrema professionalità, e questo è per la fase dell'emergenza. Per la fase successiva dobbiamo dare un contributo economico essenzialmente. Lei parlava prima della manifestazione del jazz, era in realtà allocato nell'ambito di quella manifestazione, una manifestazione che noi avevamo definito come i tipici d'Abruzzo, cioè tutti i prodotti tipici che venivano in modo collaterale propagandati e messi commercialmente in vendita.
vendita con un'operazione di marketing nazionale proprio all'ate di questa manifestazione. E allora noi dobbiamo capire il valore aggiunto che può rappresentare l'essere all'interno di un parco, ricostruire in maniera pienamente compatibile con le matrici ambientali, migliorare se possibile la struttura identitaria che è pure presente, mi riferisco agli aspetti proprio materiali, e dare da questa situazione di drammaticità una speranza per il futuro. Non solo ricostruiamo, ma ricostruiamo il meglio e soprattutto a livello nazionale e internazionale siamo in grado di manifestare le eccellenze del nostro territorio, che andremo a rendere più bello e più forte di prima. Adesso passiamo allo sport, tornando sul nostro iPad per i quotidiani. Questa è la pagina dell'Abruzzo Sport del centro, ovviamente Serie A in primo piano con le manovre di mercato del Pescara, ultime ore per gli acquisti. Il Pescara cerca la punta, Petkovic o Iemmello. Si tratta con il Trapani per il croato, il bomber dello Spezia al centro di un intrigo. Sfuma intanto l'inglese Lescott che va all'AEK Atene. Il club accaccia anche di un difensore. Sono 5 i biancazzurri convocati con le nazionali, allenamenti a Città Sant'Angelo per gli altri, giovedì amichevole sul campo del Colonia. E poi, sempre per quanto riguarda il mercato, parla Lorenzo Minotti: serve un bomber, solo Manai non basta. L'ex difensore commentatore di Sky dice: l'albanese è forte ma non può reggere il peso dell'attacco, preziosa l'esperienza di Aquilani e Pepe. Adesso andiamo avanti, il Teramo a caccia di rinforzi, il DS Lupo a Milano per puntellare il centrocampo e l'attacco. Saltiamo rapidamente sul Messaggero per restare sempre a parlare del Teramo. Sansovini: mai più un Teramo così brutto come nella prima uscita a Lumezzane. L'attaccante fa autocritica, ascoltiamolo. Abbiamo sbagliato un po' di cose. Non solo la reazione, la mancata reazione, che poi magari c'è stata leggermente dopo, siamo riusciti ad andare un pochino più avanti, a trovare almeno un paio di volte il tiro, però diciamo che è stata una partita, soprattutto il secondo tempo, da una parte da dimenticare e da una parte da ricordare bene invece. È chiaro che siamo ancora una squadra, secondo me, in fase di rodaggio comunque, perché a parte alcuni uomini siamo tanti nuovi, e pur se lavoriamo da un mese e mezzo comunque per formare una squadra, non è, diciamo, ancora presto, però siamo consapevoli che ormai il campionato è iniziato, quindi dobbiamo accelerare i tempi, però sono abbastanza ottimista. Ma non sto sicuramente ancora al 100%, come penso tutti i giocatori di questo campionato. Sicuramente alla prima di campionato è impossibile essere, non so, percentuale abbastanza relativa, perché magari dipende anche dalla settimana come va, i carichi di lavoro, cioè quella settimana che stai un po' meglio, settimana che carichi di più, sei un pochino più appesantito. Non sono come nessuno è al 100%, però posso dire che sicuramente stiamo lavorando molto bene durante la settimana. Abbiamo peccato in movimento, oppure peccato nell'ultimo passaggio, però quello ci può stare, voglio dire, non è che è l'errore tecnico che va condannato, quello ci sta, non è assolutamente un problema. Alcune azioni buone le abbiamo fatte sicuramente, e dobbiamo continuare a riproporre le cose fatte bene, dobbiamo continuare a riproporle e migliorare sicuramente quello che di negativo c'è stato. Queste le parole del bomber Sansovini. Scendiamo in Serie D. L'Aquila tutto pronto per il debutto nel nuovo stadio. Nel peggiore dei casi si giocherebbe il 15 contro l'Ostia per quanto riguarda lo stadio di Acquasanta. Poi il Chieti in ritiro, ma ci sono ore decisive per quanto riguarda l'assetto societario.
Andiamo sulla pagina successiva. Francavilla e Paterno, chi riesce a batterle? Resi noti i calendari di eccellenza: Alba Adriatica, Morrodoro, Martinsicuro, possibili outsider nel primo turno, giallorossi a Montorio, Marsicani contro la Curi. Vediamo le altre notizie di sport. Adugna si impone anche a Ortona nel podismo e poi il beach tennis, chiusi i campionati regionali assoluti. Per quanto riguarda invece il rugby, oggi il calendario della Serie A femminile, l'Aquila parte con 4 punti di penalizzazione, poi il calcio di promozione, Giulianova entusiasmo alla presentazione, Bartolini rinasceremo con questi tifosi. Io prima di salutarci ringrazio per essere stato con noi questa mattina il presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra, grazie. Grazie a voi e grazie ai telespettatori. E allora noi chiudiamo qui Mattino 6, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, l'appuntamento con la nostra rassegna stampa è per domani alle ore 7, la nostra informazione invece con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.